Terza partita che castiamo. Riusciremo a vedere qualcosa di bellino? Intanto gustiamoci la mappa. Tunnel dell'Amazzonia. Se qua non c'è uno scontro in mezzo che mi frizza il PC, non sono contento. È chiaro per tutti? Perfetto. Ok, ok. Com'era? Andiamo subito a vederli. Che cocche pigliang vanno. Com'era? Elefante balista, non è necessario costruire edifici. Ottimo. Velocità elefante di combattimento più 10%. Ottimo. Capisco perché ti piacciono. Lo capisco perfettamente perché ti piacciono queste cibo. Iniziamo a vedere un attimino gli alleati. Giallo, viola e rosso. Rosso, giallo e viola. Tanto spazio a disposizione e si parte. Andiamo, partiamo lenti. Una partenza tranquilla, una partenza nella quale immagino che spero questi player decretino di parlarsi. Prima abbiamo visto una non collaborazione, palizzate alzate un po', così, come si dice, alla cavolo di cane. Dopodiché abbiamo visto brutte cose, di player che abbandonavano la partita immediatamente. Ora c'è solo una cosa da fare. Chiudete, il primo che riesce a stringere il terreno del suo avversario vince. Qui un abitante rosso, un abitante verde, un abitante azzurro, o viceversa, ragazzi, viola, giallo, rosso. Vi dico la mia strategia, qua subito, momento 1, tempismo 0, qua subito, tac, tu costruisci un po' di palizzate, io costruisco un po' di palizzate, tutti costruiamo un po' di palizzate. Punto numero 2. Alloggiamento. Qua è più facile chiudere, certo, qua è più facile, è come una foresta nera, è facilissimo chiudere, ok? Ma indubbiamente non puoi chiudere qua. Devi cercare di rubare territorio. E perché dico che rubare in territorio in questo caso è importantissimo? Perché il primo che ruba il tunnel si porta a casa 7 reliquie. 7 reliquie. Porta a casa terreno, porta a casa sicurezza, perché se voi lo mettete qua, poi avete tempo per indietreggiare, preparare magari qua una seconda cinta muraria. Le vostre case, il vostro centro città, il vostro cuore pulsante non verrà mai toccato. Se invece voi andate a fare semplicemente una barrieretta qua, lasciate spazio, lasciate risorse e tanto altro. No? A disposizione dei vostri avversari. Più li chiudete, è meglio è. Allora, vediamo un po' come se la sta cavando. Abbiamo punti di domanda a destra e a sinistra. Abbiamo Arjut, quella Arjut, e poi abbiamo Urdad. Vabbè, sono nomi che significheranno The Best Shan, punto 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 punto, e Cornet Porsche 321. Oh yeah, ma nessuno di loro fa la mossa. Why? Why, amici miei? Why? Io vi ho semplicemente detto cosa avrei fatto io e basta. Nulla di più, nulla di meno. Ecco, forse qualcuno si muove, forse qualcuno farà. Qualcuno inizia a scautare? Finalmente qualcuno inizia a scautare, ottimo.
Attenzione, solite strategie, come vedete l'inizio, ciao Berserk, l'inizio è più o meno semplice, uguale per tutti, una volta che lo fai 50, 100, 200 volte è chiaro che qualcuno inizia a fare. Attenzione, il giallo continua ad andare avanti, forse mi sta seguendo? Stream sniperando? E chi lo sa, lo spero, però ti avverto, non imparare da me. Bene, continuate a scautare destra e sinistra, bene così. Ora puoi chiudere anche qua, hai rubato abbastanza. Makuyai sta facendo un raid insieme ad altri utenti, ciao belli, ci stiamo godendo un tunnel Amazzonia. Siamo curiosi perché stiamo un attimino vedendo ciao bello, stiamo vedendo un attimino delle partite composte con un po' più di player, un po' più articolate. Hola! Stiamo vedendo le partite un po' più articolate perché gli altri ci hanno lasciato il palato, un po' il gusto non buono sul palato, no? E stavamo appunto iniziando a ipotizzare delle possibili strategie all'interno di questa mappa. La strategia che appunto avrei utilizzato, che avrei cercato di portare, è appunto questa. Un po' prima, ottavo minuto e mezzo di game, giustamente si va a piazzare non una barriera qui, ma qui. Certo è che, amici cari, se giochiamo in tre, non può ripiombare tutto sulla testa del nostro Arjut. Grazie di player siete. Date una mano al vostro compagno e soprattutto scoutate. Ma il blu non vuole scoutare, il verde sta bene nel suo posto e l'azzurrino, beh, se la prende comoda, oserei dire. Ditemi amici, voi come vi sareste mossi? Come vi sareste mossi? Perché anche il fattore che... Attenzione! Non permettere che quel cavallo passi! Tu non puoi! Passa! È passato. La signora mi odierà, la mia nuova vicina. Mi odierà. Dagli giù! Dagli giù, Rosso! Ehi! Johnny! Johnny Crick! Allo? Quando costruite, portatevi sempre un paio... Un paio, due, dai, due abitanti del villaggio. Non di più, non di meno. Portateveli, perché sennò una cosa così lunga fanno un po' fatica a gestirsela. Ok? Ottimo. Il giallo punta alla metrica e punta a fare un alloggiamento dove non serve. Il rosso... Ma... Lo vedo in difficoltà il rosso. Va bene, ok, a posto. Viola in difficoltà, avrebbe dovuto fare le palizzate un po' più a sinistra. Un po' più in qua ancora. Sì, io guarda, avrei utilizzato facilmente, avrei utilizzato volentieri quest'area, perché non si può superare in nessun modo, in nessun modo. Qua ci metti un paio di case e qua tieni mura e palizzate. E queste lo tieni appunto per chiudere. Sì, 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 ho capito, ho capito. Dopo, analizzando cosa dicevi, ho capito che cosa dice. Stiamo sudando? Sto sudando. E perché, cari amici, sto studiando? Sto studiando. Perché sto studiando? Non lo so perché sto studiando. E sto studiando perché indubbiamente... torniamo al discorso di prima. Abbiamo fatto un discorso prima, amici. Adesso siete tanti, siete numerosi, potete dire anche la vostra. Molti player dicono e chiedono come altri player di livello maggiore possono fare quelle cose. Tasti veloci, decisioni veloci, sempre la decisione giusta. Ho già fatto il video del decision making,
Oh, restate sintonizzati su YouTube perché ce l'avrete. La domanda... Bravo Corvo, grazie. La domanda cardine, che giustamente in chat iniziate a dire, è perché non serve, è inutile, non è funzionale. Altra cosa che mi dovrei domandare, perché stanno lasciando tutto sul groppone al giallo? Perché, amici? Non sedetevi sugli allori. Altra cosa. Se godete già della posizione, e rosso e il viola non state facendo niente, quindi vi state proprio crogiolando su quello che il vostro alleato è riuscito a portare a casa, quindi una posizione avvantaggiata di potenza adiacente ai vostri nemici, non sedetevi sugli allori. Questo vi rende delle zecche. Se il viola, se il rosso portassero degli alloggiamenti un po' più in qua, beh, vabbè, adesso finalmente li stanno facendo, ok, grazie. Però siamo al 17° minuto. Evitavate che facessero sto cavolo di muro. Il muro è un problema, dovete affrontarlo senza ombra di dubbio. Ciao Corvo, lo potete affrontare solo e solamente con degli arietti, non buttandoci addosso matasse di gente. Dico bene o dico male? Sto dicendo delle cavolate? No, sto dicendo l'ABC. Muro resiste contro attacchi corpo a corpo, arcieri, scuderie, ed a chi più ne ha più ne metta. Chiaro? Quindi, che significato ha, dato che tu eri già in vantaggio, aspettare che il tuo avversario si prepari prima, no? Si prepari e quindi che il vantaggio diventi improvvisamente nullo. Il vantaggio della posizione, il vantaggio della difesa, il vantaggio di avere più territorio rispetto al tuo nemico. Perché buttarlo via questo vantaggio? Dai, amico mio, non stiamo dicendo niente di stratosferico. Non siamo in Valorant dove ti parlo degli angoli, dei peak, del bloom di un'arma, che sono meccanismi estremamente complicati in uno sparatutto. Sto parlando di un ABC. ABC. È uscito qualche video gameplay più concreto su Age of Empires 4? Non so, Berserk, sai? In realtà doveva esserci, se non vado errato, ad agosto. Correggetemi se sbaglio. Un video più dettagliato e più importante su Age, soprattutto anche perché, se non vado errato, ci deve essere anche un'espansione di Age 2 in arrivo. Correggetemi di nuovo se sbaglio. Finché non so niente e non abbiamo un gameplay, non c'è una demo, eccetera eccetera eccetera, resta quello che ci siamo detti nei nostri video. E come darti torto, Berserk, come darti torto. Ma torniamo alla partita e torniamo al decision making, alle decisioni, di come la decisione è quello che fa davvero la differenza tra essere bravi e non essere bravi. Decisione. Dovete domandarvi perché. Non è il mio modo di fare, il mio modo di essere player di Age, che è giusto. Io posso sbagliare, posso fare le cazzate, posso non allenarmi e tanto altro, ok? Ma una cosa è certa. Le decisioni, ogni volta mi devo chiedere sì, no, perché. Punto. Una volta
processato questo, si arriverà alle volte anche a delle decisioni che possono essere in qualche modo sbagliate, ma il più delle volte ci puoi azzeccare. Esempio, era necessario fare questo muro? No. Se il rosso avesse davvero voluto fare un muro per proteggersi, lo poteva tirare, ma magari qua. Non avrebbe dato fastidio a nessuno. Qua, due cancelli, uno qui e uno qui. Non avrebbe dato fastidio a nessuno. Qui dà fastidio. È un gioco complesso, dinamico e impegnativo. Sì, hai ragione, Berserk. Hai ragione, Age di Akito sembra una cazzata. Hai ragionissima. In realtà è complicato. Quello che io però devo portarvi, ed è un punto cardine di eSport, non è a portarvi a livelli dei pro player. Non sono così bravo da portarti fin su quel livello, ma sono in grado di aiutarti a fare degli step che ti aiutano a comprendere che Age può essere appreso. Dite in parole povere, sono un istruttore di una macchina, tu sai benissimo che per guidare una macchina serve un'enormità di abilità. Guardare destra e sinistra, gli specchietti retrovisori, piede destro, piede sinistro, volante, coordinazione. Non si fa tutto insieme, si fa una cosa alla volta. Il concetto del canale è che ti porto un passettino alla volta a ragionare, pensare e fare le cose nella modalità più congeniale e più giusta che ci sia. La modalità, ok? Una volta comprese le basi del gioco, arriva il fattore decision making. Come ho sempre detto, immaginati una piramide di complessità. Primo step, comprendiamo che cavalli contro dei lancieri non vanno bene. Quello è il primo livello. Semplice. Cavalli. Secondo livello. Andiamo su. Decidere la strategia. Appunto, iniziamo pian piano smantellando questo enorme tassello, questa enorme nuova parte complessa, e la rendiamo più semplice. Come posso rendere più semplice questa parte? È giusto? Sì? No? Perché? Fatevi queste tre domande, ragazzi. Tre domande. Dopodiché andiamo ancora più in là, dove troviamo la micro, le capacità di decidere, le capacità di reagire e andare avanti, nonché coordinarsi. Quella è un terzo livello. Cosa succede qua? A posto. Appunto. So cazzate quelle robe lì. Palizzata è una cazzata. La casa è una cazzata. Non hanno scautato, è una cazzata. Sono cose piccole. Qua non stiamo parlando di complessità. Qua stiamo parlando di cose semplici. Errori semplici, ma che hanno risultati disastrosi. Ricordati sempre, non è la giocata difficile che ti fa perdere. Sono gli errori semplici che ti fanno perdere. Buttiamola giù così. Penso che dia un'indicazione importante. Scouting è primo livello. Il fatto che nessuno di loro tre si sia accorto che qua c'è un muro è un errore di primo livello. Non complesso, semplice. Perché potevi mettere una torretta. Il cavallo poteva uscire se non avesse bloccato l'entrata. Inoltre, considerando che loro vedono i punteggi, tu sai che l'azzurro, il verde e il blu sono nell'età dei castelli. Lo sai, lo vedi. C'è scritto qui. Non è perché io sono il regista, lo posso vedere. Quindi che cosa devi fare? Devi ipotizzare che lui abbia appunto le mura. Ce le hanno tutte le civiltà, a parte i goti praticamente. E sperate che non si vada all'età imperiale, perché sennò la storia inizia a diventare monotona.
Dai tempo al tuo avversario di andare all'età imperiale, mettere qua i trabucchi e tu non puoi andare dall'altra parte. È un gioco complesso, sì, ma hai capito come ti ho sviscerato un problema che si presenterà? Te l'ho sviscerato in pochi, semplici, immediati punti. Età imperiale, trabucchi, tirano lungo, c'è un cazzo di muro davanti a te, ti buttano giù il castello e tu non puoi fare niente. Competenze di primo livello, conoscere il gioco. Continuo a pensare che obiettivamente molti player si dimenticano che ci sono le armi d'assedio, baliste, mangani, arieti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo un attimino calmarmi, ragazzi, devo un attimino calmarmi. Inoltre, sempre considerando quello che è stato detto prima dai nostri amici in chat di Twitch, devi ipotizzare che se tu hai fatto dei castelli al 33esimo, anche il tuo nemico li avrà fatti. Non puoi pensare di sfondare questo muro e poi dire tutti fuori appassionatamente con queste truppine schifose estetiche. Se lo fai, vuol dire che per te il primo livello non è neanche lontanamente appreso. Non è una complessità. È il capire dove ti stai trovando in questo preciso momento del game. Il verde e il blu sono in età imperiale. Potrebbero tirare fuori i trabucchi da un momento all'altro. Il rosso è un pivellino. Tante truppe, mandane intanto un paio a vedere, valutare, capire, scautare. E dato che adesso sai che nella strozzatura, ovviamente, come l'hai messo tu, ci sono degli dei castelli, tanti. Uno di loro tre deve switchare velocemente, immediatamente all'età imperiale e fare i trabucchi. O se no avere una decina di arieti pronti per l'uso. Ma... Non ce ne sono. Sto facendo un po' il sabacco della situazione. Ecco, ora, altra cosa. Gioco complesso, dinamico e impegnativo. Ragionissimo. Ora però ti chiedo, nella complessità generale, se hai davanti a te quattro castelli, anche se hai un numero fotonico di picche, potresti averne avuti anche 100. La mia domanda è: li avresti mandate contro quattro castelli che si praticamente proteggono a vicenda l'uno all'altro? Non è complesso. È puro avere senso. Nulla di più, nulla di meno. E adesso che hai aperto, cosa pensi di fare per difenderti? Cioè, nel senso, anche qui, cosa molto importante, hai attaccato, hai perso tante truppe, devi pensare che la riceverai di controparte. Se non sei riuscito a buttare giù l'esercito nemico, perché l'esercito nemico è intatto, è ancora qui, non hai fatto fuori niente, non hai minato la loro economia, non hai minato la loro unità militari. Ti sei fatto solamente gabbare? Ora la mia domanda è: non ti aspetti un ritorno di fuoco? Io me lo aspetto. È l'ABC. E infatti, voilà, neanche detto. Neanche detto. Certo che sono un po' lentini nel gestire le cose, se dovessimo iniziare a dire. Un po' lentini.
polentella. I turchi stanno facendo male. Attenzione, scappa, 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 scappa. Sono potenti, sono forti, sono tanti, sono incredibili. Non è l'unità giusta da utilizzare. Livello 1, competenze. Non si attaccano unità grandi in mucchio con truppe di merda. Grazie. Si attaccano con queste. Si attaccano con queste. Si canterano lasciandoli avanzare. Tanto abbiamo le difese. Pronti con i trabucchi. Non attaccate schifezze. Valutate. Andate avanti. Pushate. Usate uno scout. Perdete un cavallo ma ottenete un mondo di informazioni. Portate avanti altri trabucchi per piacere. Andate avanti, non fatevi tartassare in questo modo. Non serve buttare giù queste case. Grazie. Molto gentile. Osservate anche i punteggi, ragazzi, eh? Punteggi qua sono importantissimi, importantissimi, importantissimi. Non fate avanzare le truppe singolarmente, o comunque così alla cieca. Sapevate che c'erano questi? A voglia che lo sapevate. Vi state facendo tranciare. Se non lo sapete più di me, se non lo sapete voi, chi lo deve sapere? Io? Vi state facendo tranciare? Non vi state coordinando con gli altri. Gioco complesso, dinamico e impegnativo. Sì. Ma per questi giocatori non è il complesso, il dinamico e impegnativo, è il non averlo fatto ancora proprio il gioco. In nessuna delle sue fasi, in nessuna delle sue dinamiche. Non è stato fatto ancora compreso, gestito e padroneggiato. È come voi se per cambiare una marcia di una macchina ogni volta dovete guardare dove è posizionata su quella macchina il cambio. Lo fate una volta, lo fate due, alla quarta vi è entrato automatico, memoria muscolare. Capite qual è la dinamica, capite il movimento, capite quanto gioco ha la frizione. Stessa cosa qui, no? Voilà! Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Oh, finalmente qualcuno ha deciso che è il momento di andare avanti. Ottimo, buttare giù il castello, sì, una bella idea. Buttare giù anche il muro, il cancello, scusate. Bella idea. Aspettate, lasciate un secondo che... Aspettate, lasciate un secondo che le bombarde e i trabucchi facciano quello che devono fare. Aspettate un secondo. Abbiate pazienza. Ah, ragazzi, niente, non annunci. E la bolgia è via, e la via, e gustiamocela. No, ti ho tammoltato io, Riccardo. Indubbiamente ti ho tammoltato io. E ti tammo. E ti time out di nuovo. Se non capisci il momento. Chiaro? Adesso stiamo commentando una partita. Dopo rispondo. Tanto devo arrivare alle 7:30 da voi, no? Abbiamo tempo per rispondere. Nel caso, se fosse un'urgenza, mi chiami. Bene, andiamo avanti. Castello buttato giù. Si aspettavano un secondo.
Riccardo, prendi esempio. Si aspetta un secondo, poi le cose vanno fatte. Il cancello si butta giù, il castello si butta giù. E poi si fa. Non si perdono truppe, non si pusha, non si insiste se non si può. No. E voilà, ragazzi. E voilà, molto forti i counselor. Ah, erano quelli forti che avevano fatto vedere. Spirit of the Law aveva fatto vedere di come shottavano a livello elite e tutto upgradato gli abitanti del villaggio. Imbarazzante. Scusate. Ok, il rosso. Tornate indietro adesso nella partita. E quando io vi ho detto perché metterlo lì quella difesa, mettila un po' più indietro, perché indubbiamente potrebbe essere che qualcuno sfondi. Dove avevo detto di metterla io la barriera? Dove la sta facendo lui? Lettura. Ecco, questo è complesso. Una lettura così avanti nel tempo e prevedere le mosse del nemico è una competenza avanzatissima. Avanzatissima. Già anche nei player belli forti l'ove è una skill base, un terzo livello di abilità, se così vogliamo definirla. Sapete che ho sempre questi tre livelli sulla quale un attimino punto, anche per farvi capire un attimino la difficoltà di ottenere un determinato risultato, no? Ottenere una buona micro è un risultato da 3. Ottenere una capacità di analisi e previsione è un'abilità 3. Complesso, dinamico e impegnativo. Questo sì. Switchare le abilità, le truppe in base a come sta andando uno scontro è un'abilità 3. Cioè, queste abilità, badate bene, non si ottengono di base. Arrivano con una montagna di esperienza, non prima che le abilità di livello 1 e 2 non facciano parte del vostro bagaglio di giocatore. Quanto tempo alcuni iniziano a chiedere, no? Molti mi chiedono, quanto tempo mi ci vuole per migliorare la mira? Quanto tempo mi ci vuole per diventare come te? Quanto tempo mi ci vuole per diventare un Elo 1008? Che è già un bellissimo risultato, ragazzi, è inconiabile, bravi. Quanto? Se siete dei geni, 100 ore. Se non siete dei geni, 300 ore. Se siete un po' così e giocate un po' come la viene, viene, 500. 600 e la buttiamo giù? Chiaro, no? Bello, bello. Ecco, appunto, anche qua ci troviamo davanti a una strettoia, ma indubbiamente ci troviamo davanti a un esercito grande, no? Un esercito grande che appunto può in qualche modo gestire la situazione. Ok, come non aver detto niente, mi aspettavo indubbiamente che, essendoci tanti unità così, no? Magari qualcosa in più, cioè si aspettassero che arrivassero dei cavalli, dei castelli, no? Me lo aspettavo. Andiamo avanti e iniziamo a, appunto, a prendere indubbiamente le posizioni. Avanzare. Però ricordatevi sempre, se siete molto, se avete avanzato tanto, date tempo alle vostre truppe un attimino di riprendersi. Monaco, impolpare un attimino le truppe. Non sarebbe male, no? Ottimo. Adesso aspettiamo questo grumo importante e poi vediamo cosa succede.
Ecco qua, questi sono quelli che volevo vedere. Sono un bel po' di bombarde. Belle forti, una volta buttate giù, non c'è molto qui che tiene. Non... Ah, guarda i goti come erano andati avanti, non li avevo visti. Scusate, non li avevo visti. I goti avevano, erano riusciti a penetrare, indubbiamente sono molto resistenti come unità, quindi erano riusciti ad andare avanti, erano riusciti a sfondare, erano riusciti ad andare verso il giallo e hanno fatto la loro bella caterbata di danni. Castello giù, un altro mezzo abbattuto e un centro città mezzo abbattuto. E qua i cavallini, e qua i cavallini puntano le bombarde. Bravi, è giusto, bravissimi, giusto, perfetto, la strategia giusta, complimenti. Il rosso in questo caso, anche se ha perso una montagna di cavalli, era la cosa giusta da fare, non abbiate dubbi, non abbiate dubbi, va bene? Ora però amici, bisogna raggrupparsi, bisogna farsi forza, perché il rosso non ha più un centro città? Perché il rosso non sta costruendo più niente? Perché il rosso si è arreso. Non ha dato il GG. Cioè, pensate, non ha dato il GG. Ma non sta costruendo niente, non sta facendo niente. È assente, è completamente, totalmente assente. Anche in questo caso, ragazzi, fatevi furbi. Queste sono le risorse del rosso. Datele. Potete darle con il mercato, ai vostri alleati. Datele fuori, semplice, gli aiuterete davvero tantissimo. No, il rosso era andato là per proteggersi un pochetto, forse sta costruendo qui il rosso, ha lasciato la parte qui per andare dall'altra parte, ma non vedo il mulino per il rosso. Ah, ma sono i Khmer, ok. Quindi il cibo va direttamente. Ok, ok. Beh, il rosso è andato. Fatevi furbi comunque, se siete andati così. Giocatevi il tutto per tutto. Tanto ormai è inutile, no? A voi quelle risorse non servono più. È difficile fare un comeback, una ripresa, considerando che... Guardate i punteggi. Guardate le strategie. Guardate militarmente parlando dove siamo. Ah, un po' difficile. Non dico di arrendersi, continuate. Ecco, potrebbe essere anche una buona soluzione. Continuate a puntare tanta macro e dare tante risorse ai vostri alleati. I goti sono potentissimi. A me gli Ushkal Elite piacciono davvero tanto. Ok, il blu si sta facendo un po' avanti, giusto per rimpolpare tutte le zone. Ora è il momento, indubbiamente, appena uno dal GG, ragazzi, si chiude, è finita. Si chiude, è finita. Un po' di caos, un po' di sana baraonda, che ci piace sempre. Ok, il giallo si è bello chiuso, il viola anche lui non sta partecipando alla guerra, non sta facendo niente, non... Eccolo qua, il giallo abbandona e ovviamente tutti gli altri appassionatamente. Davvero molto bella, finalmente una partita in 3 versus 3 che ci regala qualche piccola emozione e che indubbiamente ha svelato di come, avete visto? È stato il piccolo errore. Sebbene siano partiti forte e avrei scommesso davvero forte su questo team, avete visto di come un errore, il non attaccare, il bloccarsi, non avanzare, non avere il coraggio, è stata indubbiamente la fine di questo terzetto. Ci ha insegnato davvero tanto. Amici di Twitch,
Che dire, noi continuiamo, abbiamo ancora un buon 40 minuti da gustarci in live, faremo adesso una partitina piccola piccola, mentre voi amici di YouTube vi aspetto in un prossimo video, vi aspetto qui su Twitch, e che dire, noi continuiamo.